Successo importante dell'Amen Scuola Basket Arezzo sul campo della Cantini Lorano Legnaia Firenze, terza in classifica. Gli Amaranto rimangono concentrati fino alla fine e strappano i due punti. Partenza sprint della squadra di casa che prova a mettere in difficoltà il quintetto aretino con intensità difensiva e le triple di Innocenti e Corzani. Firenze chiude avanti il primo quarto 18-12, ma la reazione Amaranto non tarda ad arrivare. In difesa l'Amen costruisce le sue fortune bloccando i meccanismi degli avversari. In attacco poi Cutini e Rodriguez propiziano il break di 26-14 che ribalta l'inerzia della gara. All'intervallo il vantaggio sbaglia di 6 lunghezze, ma dopo qualche minuto il divario tra le due squadre cresce. La fase difensiva della squadra di Milli rasenta alla perfezione concedendo solo 7 punti in 10 minuti alla Cantini Lorano e solo alcuni errori al tiro non hanno permesso la fuga definitiva alla SBA. Alla mezz'ora il punteggio premia l'Amen 51-39 che si dilata fino al 56-41 che diventa il massimo vantaggio aretino. Firenze prova la rimonta con Mascagni che si carica le responsabilità della squadra sulle spalle, questa volta però gli Amaranto non cedono. Rodriguez, De Bartolo e una tripla di Castelli suggellano il più 7 grazie anche a due preziosi rimbalzi offensivi di Giommetti. Nei secondi finali l'Amen trova la forza per allungare di nuovo grazie alla precisione dalla lunetta fino al più 12 alla sirena finale 70-58. Un successo meritato che fa salire a quota 10 in classifica alla SBAI che sottolinea il recupero fisico di Rodriguez, autore di 21 punti con un 4 su 6 da 3 e 7 su 7 ai liberi che hanno contribuito alla vittoria aretina. Con due successi consecutivi anche il morale della squadra ne risentirà positivamente per preparare al meglio la prossima sfida del Palasport Estra contro la Fides Montevarchi domenica 8 dicembre alle 18:15. Si presenterà ad Arezzo dopo aver vinto anch'essa il derby con la Sinergi Valdarno.